E per vedere come sono andate le cose, ad esempio a Montesilvano, apriamo la nostra finestra consueta in diretta proprio dal municipio del centro Adriatico. Vedo in collegamento Paolo Renzetti con il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, buongiorno, buongiorno dal comune di Montesilvano, siamo all'interno della sala consiliare che è adibita a COC già da diverse settimane, grazie al primo cittadino, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da questo bilancio. De Martinis, degli ultimi giorni è stata una Pasqua tragica per Montesilvano, ci sono stati 5 decessi nelle ultime 48 ore. Davvero una Pasqua drammatica quella che abbiamo vissuto qui a Montesilvano, purtroppo 5 nostri concittadini non ce l'hanno fatta, alcuni anziani, alcuni anche meno anziani, in considerazione del fatto che 2 dei decessi hanno riguardato 2 amici di Montesilvano di 66 e 56 anni. Questa la dice lunga su quanto sia difficile questo momento, su quanto il rischio sia sempre dietro l'angolo e, come dico da settimane, su quanto si debba stare attenti, insomma, al rispetto delle prescrizioni, perché solo queste e solo queste possono salvare delle vite. Il trend invece dei positivi è stabile, sindaco, anche rispetto al dato regionale, continuate ovviamente a vigilare, ovviamente in stretta collaborazione anche con la ASL di Pescara. Sì, sono in costante contatto con il personale medico dell'ospedale di Pescara e con il personale ASL al fine di monitorare, insomma, tutta la situazione. Il trend dei positivi è stabile, diciamo che è altalenante, perché si sono intervallate giornate in cui c'è stato un solo positivo, ad altre in cui magari arriva a 4-5 al giorno il numero dei positivi, e diciamo che tanti di questi io li sento quotidianamente e fortunatamente sono a casa e non riscontriamo problemi notevolmente gravi, la differenza invece di casi positivi che sono ospedalizzati e che invece mi dicono vivere delle ore difficili. Ecco, a tutti questi un pensiero e un grosso in bocca al lupo, una preghiera affinché si possa, e questo trend che ha visto purtroppo tanti lutti nella nostra città, si possa interrompere e si possa tornare a vivere tutti una vita nuova e diversa da quella che stiamo vivendo. State lavorando tantissimo anche da alcuni giorni, perché avete iniziato a distribuire i buoni ai cittadini che ne hanno diritto. Vediamo alle nostre spalle gli operatori del comune di Montesilvano e gli operatori della protezione civile. State facendo anche, come la legge prevede, anche dei controlli incrociati per vedere se chi ha richiesto questi buoni ne ha poi effettivamente diritto. Sì, ne approfitto per ringraziare il personale che ho alle spalle e tutto il personale che si sta adoperando da settimane per assistere, insomma, la popolazione. E ovviamente un grande ringraziamento, già l'ho fatto e lo rifaccio e lo farò all'infinito, al personale volontario della Croce Rossa e della Protezione Civile che stanno facendo un lavoro incommensurabile sul territorio. E come dicevi, abbiamo in tempo record fatto in modo che le famiglie potessero essere aggiunte da questi buoni famiglia, che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo sono davvero una manna caduta dal cielo. E lo abbiamo fatto e abbiamo servito una larga percentuale di quelli dei beneficiari. In alcuni casi siamo in difficoltà perché alcuni centri commerciali, alcune attività commerciali che hanno partecipato al bando ancora ci forniscono i buoni e quindi di conseguenza non possiamo noi distribuirli ai cittadini che hanno fatto richiesta precisa di buoni di quelle attività commerciali, ma nella giornata di oggi ci hanno assicurato che dovrebbero arrivare anche questi e quindi dovremmo in qualche modo terminare la distribuzione. Come dicevi, come è giusto che sia, abbiamo verificato e stiamo ancora verificando che tutte le domande siano corrispondenti al vero, perché quei soldi sono stati pensati, studiati per chi veramente in difficoltà, ed è veramente triste pensare che qualcuno possa in qualche modo approfittare di questa situazione per trarre vantaggio che non è giustificato. Sindaco, è passata da qualche ora la Pasqua, una Pasqua senza turisti a Montesilvano, come d'altronde in tutte le città del nostro paese, e si guarda non tanto al ponte del 25 aprile e del 1 maggio perché ci sarà ancora il lockdown, ma si guarda alle prossime settimane, ai prossimi mesi.
una città che vive soprattutto di turismo come Montesilvano sarà oltremodo penalizzata da quello che sta accadendo. Ovviamente ora siamo ancora in emergenza, ma state già guardando almeno in maniera graduale alla stagione estiva, anche perché da oggi possono iniziare i lavori presso gli stabilimenti balneari, al di là del tempo che sicuramente è inclemente. Insomma, le prossime settimane saranno importanti anche per capire come si potrà in qualche modo far partire questa stagione turistica. Diciamo che l'attività emergenziale ci toglie tanto tempo e quindi abbiamo veramente pochissimo tempo di contro per ragionare al futuro, in quanto l'oggi purtroppo è un continuo correre, un continuo stare dietro alle emergenze. Però ci sono anche stati dei giorni in cui con la Giunta ci siamo riuniti e abbiamo ragionato anche quello che dicevi. Effettivamente Montesilvano, quanto anche le altre località limitrofe, hanno subito e subiranno delle conseguenze di natura economica e turistico-commerciali veramente notevoli, motivo per il quale stiamo ragionando, abbiamo sicuramente iniziato a pensare a quale forme di sostegno e quale forme di incentivo possano in qualche modo far ripartire il turismo come giusto che sia. Vero è che è giusto anche aspettare quello che fa il governo e la regione, in modo tale da parallelamente viaggiare all'unisono per cercare di portare al territorio, non soltanto il nostro, ma anche a questo punto anche a livello nazionale, tutto quello che è meglio, meglio per la ripartenza. Ragionavamo più che altro quali fossero state le attività più penalizzate, in considerazione che qualche attività addirittura in questo periodo ha lavorato più del passato, perché se pensiamo ai supermercati, se pensiamo anche alle piccole attività, io ho sentito qualche nostro concittadino che è titolare di qualche negozio aperto, che mi dice che addirittura ha triplicato il fatturato. Quelli invece, le attività che più di tutte stanno subendo e subiranno, sono sicuramente i bar, i ristoranti, i pub, gli alberghi, le agenzie di viaggio, tutte quelle proprio che dicevi, che come dicevi bene tu, rientrano in quel annovero di attività legate al commercio e al turismo, insomma. A proposito di questo e anche di quello che deciderà il governo dopo il 3 di maggio, quando De Martinis dovrebbe partire questa cosiddetta fase 2, state pensando e state vedendo quali e quante attività potranno e dovranno riaprire, ma soprattutto bisognerà riaprire anche in condizioni di massima sicurezza? Questo sempre, sì, e soprattutto su questo ci stiamo soffermando, perché io lo dico da settimane, è giusto che si riparta, ma bisogna sempre ripartire tenendo ben presente il rischio che comunque si corre quotidianamente. Quindi già oggi, come da decreto, i fiorai hanno iniziato la loro attività, come le cartolerie e come le attività che vendono prodotti e articoli per i bambini. Però questo ci fa piacere, perché insomma, come dicevamo, l'economia veramente è risultata danneggiata da questa emergenza. Al tempo stesso però non dobbiamo mai dobbiamo sempre tener conto di quelle che devono essere le prescrizioni, soprattutto le misure precauzionali, per far sì che questa fase 2 non possa in qualche modo tornare ad essere una fase come quella che ci speriamo ci lasciamo alle spalle. Per chiudere, Sindaco, prima di restituire la linea allo studio, dicevamo prima dei giorni di Pasqua, ci sono stati dei controlli eccezionali nella città di Montesilvano, Polizia Municipale e anche gli uomini delle altre forze dell'ordine. Qual è stato il bilancio? Come si sono comportati i cittadini di Montesilvano? Intanto un ringraziamento va agli uomini in divisa che nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta hanno monitorato costantemente il territorio, ma il ringraziamento più grande lo faccio ai miei concittadini, che hanno dimostrato un senso di maturità davvero grande, perché a detta proprio di coloro che hanno controllato, la città, come giusto che fosse, è risultata essere deserta, è risultata essere in qualche modo
assente da situazioni che in realtà potrebbero avrebbero potuto causare, insomma, il rischio di cui parlavo prima. L'ultimissima, sindaco, vogliamo ribadire che però le misure di contenimento restano, non si può uscire di casa se non per motivi strettamente necessari di lavoro o di salute. Io per primo, unitamente poi agli altri sindaci delle località limitrofe, sono stato solerte nell'emanare delle ordinanze molto restrittive, e motivo per il quale ancora oggi ribadisco quanto detto quando ho pensato quelle misure, e lo ribadisco ancora alla luce di quello che dicevamo. E va benissimo il dover ripartire, va benissimo la fase 2, va benissimo il fatto che comunque tanto tempo a casa è veramente difficile da sopportare, ma mi raccomando, il senso di maturità che è stato, il senso di responsabilità che è stato adottato in questi 2 giorni deve proseguire comunque per tutto l'arco di queste settimane che a seguire, perché questo e solo questo ci possono far vincere questa dura battaglia. Grazie, io con questo auspicio del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis restituisco la linea allo studio. Grazie sindaco, grazie all'ufficio stampa del comune di Montesilvano, linea che può tornare a te, Jacopo.